Artissima con Paolo Bulini. Allora Paola, raccontami un po' questa installazione. Allora, questa è una mostra che si chiama The Subverted Stitch. Il titolo è mediato dal saggio di Rosiska Parker degli anni Ottanta, The Subverted Stitch, in cui questa scrittrice femminista americana riporta l'attenzione su tutto ciò che fino a quel momento era stato considerato lavoro manuale tipicamente femminile e diciamo non valutato come lavoro ad arte, ovvero la tessitura, il ricamo, tutto ciò che riguarda quella che oggi si chiama fiber art. Ho voluto ripartire dal saggio di Rosiska Parker e quindi creare uno stand, creare proprio una mostra dove ci fosse un focus su tutto ciò che viene prodotto attualmente sia da artisti giovani come Silvia Giambrone, Thomas Di Falco, che da artiste più storicizzate come Greta Schedel, Anna Gregg-Soltau e Mariella Bettineschi, su quella che è la fiber art, ovvero l'arte che si fa con le fibre tessili. E c'è anche presente una performance, perché oggi come giornata di preview di V-Preview, Thomas Di Falco, che lavora in quell'interconnessione fra la tessitura e la body art, ha voluto presentare proprio una performance live con questa modella che diventa come simbolica, come se fosse una radice di un albero che si interconnette con l'opera, ed è una donna ovviamente, perché c'è la femmina come inizio e fine, un po' come principio e fine di tutto. Poi abbiamo Anna Gregg-Soltau, che invece è un'artista femminista tedesca, nata nel 1946, con quattro lavori della metà degli anni 70, primi anni 70 anzi, che sono è tutto un lavoro sulla identità, sulla ricerca dell'identità, sia sulla ricerca dell'identità di lei, ma che poi diventa un discorso più ampio sulla ricerca dell'identità femminile. Mentre invece Silvia Giambrone, giovane artista italiana, fa un lavoro più ampio su quella che si chiama archeologia domestica. Infatti qua vediamo un lenzuolo da corredo matrimoniale, ricamato con le cifre, però unito, diciamo, diviso al centro dal filo spinato, che la dice lunga sul rapporto uomo-donna. Il tappeto, che dovrebbe essere un po' rappresentare la casa borghese, il tappeto del salotto. C'è una fotografia di un matrimonio, dove però il volto della sposa è completamente coperto da un pizzo nero, perché la perdita dell'identità della donna nel momento in cui si sposa e prende il cognome del marito, per cui tu sei sempre stata Paola Rossi e di colpo diventi Paola Bianchi, perché una perde l'identità. E poi c'è un video molto interessante che ripropone una performance che è stata presentata in una mostra collettiva al Museo Macro di Roma nel 2012, che si chiama Teatro Anatomico, in cui l'artista si fa cucire direttamente sulla pelle un colletto di pizzo, il tipico colletto di pizzo che veniva indossato dalle ragazze sul grembiule nero del liceo, che si portavano questi collettini di pizzo bianco, però lei se lo fa, che è un po' il simbolo della brava ragazza, di una donna, diciamo, quieta. E lei se lo fa cucire direttamente sulla pelle. E poi abbiamo appunto Mariella Bettineschi, artista italiana, con questa serie di lavori che si chiamano Piumari, dei primi anni 80. E anche lei, Mariella Bettineschi, come molte artiste donne, ha un assoluto bisogno di ricollocazione, sia da un punto di vista mercantile che da un punto di vista critico, perché il lavoro delle donne, se infatti vi dico a qualche prezzo ve ne renderete conto, è un lavoro che è stato sottovalutato per moltissimi anni e che la Galleria Richard Saltoun di Londra ha come proprio scopo quello di lavorare su questo segmento, che è, diciamo, ancora un po' orfano, un po' zoppo. Grazie mille. Grazie a voi.